chiamo Nikolai Badanov. All'indomani dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica, ho affidato mia moglie e mio figlio neonato ai miei genitori e mi sono unito all'Armata Rossa. Avendo lavorato anni come meccanico a Leningrado, mi hanno assegnato alla 24esima divisione corazzata. Non vedo l'ora di schiacciare Berlino sotto i cingoli. Forse è stata la mia aggressività a farmi avere il comando di un carro e il trasferimento a Stalingrado. Anche se l'equipaggio è una specie di famiglia per me, c'è un'altra compagna alla quale sarò legato per sempre. Si chiama Tanya Pavlovna. E ci salvò la pelle mentre fuggivamo sull'ultimo T-34 sopravvissuto all'attacco contro una vecchia fabbrica a Volgograd. Il carro ebbe problemi al motore e lo sbuffo di fumo avrebbe segnalato la nostra posizione. Così trovammo un posto che sembrava sicuro per effettuare le riparazioni. Problemi al motore? Tania, tu e Alexander trovate una posizione elevata e state di vedetta. Faremo il possibile, Nikolai. Fyodor, sistemiamo subito questo carro. Sì, signore. Bombardieri tedeschi in arrivo! Tutti a terra! Thank you.
Mi segua. Attenzione. Mi spiace. Generale Belov, signore. Il tenente carrista Nikolai Badalov è qui per vederlo. Tenente, la situazione è seria. Siamo riusciti a bloccare l'avanzata tedesca con i lanciarazzi Katyusha. Ma la radio dei nostri osservatori ha smesso di funzionare e non riceviamo più le coordinate d'attacco. L'ultima trasmissione diceva che i fascisti stavano radunando truppe corazzate per travolgere questo quartier generale. Gli osservatori sono nella torre della stazione sull'altro lato della Piazza Rossa. Prenda una radio d'emergenza e la porti in quella torre prima che i tedeschi facciano la loro prossima mossa. Adesso vada. Fate strada. Soldato ferito in arrivo. Va bene, stendila qui. Tenente, guardi chi abbiamo trovato. Felice di vedere che ce l'hai fatta, Nicolai. Quel carro ci ha quasi sepolti vivi. Le conviene andare, tenente. Ci occupiamo noi di lei. Buona fortuna, compagno.
noi siamo troppo esposti! Quella è la nuova radio? Bene, gli osservatori sono nella torre, ma questo posto pullula di tedeschi. Dovremo farci strada combattendo stanza per stanza. Benvenuto, tenente. Prenda pure ciò che le serve. È tutto il giorno che quei bombardieri fanno tremare il palazzo. Da quella porta accederà al tetto. Troverà il posto d'osservazione dall'altra parte. Buona fortuna!
Grazie. La radio nuova. D'ora in poi ci penso io, tenente. Quella colonna di carri tedeschi sta per muoversi. Dobbiamo trasmettere subito le coordinate di tiro. Nuovo bersaglio. Punto Bravo. Angolo 78 gradi. Distanza 100 metri. Confermare. Passo. Confermato nuovo bersaglio. Punto Bravo. Angolo 78 gradi. Distanza 100 metri. Fuoco in arrivo. Passo. Questo! Bel colpo! Quella colonna di carri ora solo un ammasso di rottami! Grazie, tenente. È stata una giornataccia.